Adesso vediamo le varie fasi della lavorazione. Ecco, adesso che, come comincia questa lavorazione? Allora, vengono tagliati dei pezzi di 4 centimetri, la lista su questo, sulla pezza d'asse, poi viene suddivisa a listelli di 14 mm. Che tipo di legno è questo? Faggio di Slavonia, viene dalla Jugoslavia, o evaporato o anche non vaporato, comunque viene dalla Jugoslavia. Un trattamento molto di legname, senza nodi, senza niente, di prima qualità. Una volta ottenuto il listello? Ecco, dopo aver tagliato di 40 centimetri questo qui, si taglia al contrario, per così, e si ricava una lista da 14 e l'altra da 8 circa, grosso modo. Poi si refila con la cosa, poi si fanno le punte e poi dopo adesso vediamo poi il discorso. Cosa fa? Questa qui è la piana spessore che da 15 il legno che l'ho tagliato lo porta a 14 giusti come spessore per formare il cerchio. Adesso questi listelli vengono ulteriormente tagliati. Questi listelli vengono, ogni cerchio ha una sua misura particolare. Questi vanno tagliati a determinata altezza per poter farli in misura. Secondo il cerchio che deve venire fuori. Secondo il cerchio che viene fuori. I listelli che lei adesso ha sono di diverso spessore? Sì, praticamente sono, per formare il cerchio ci vuole uno da 14, uno da 8 e uno da 3 mm. E adesso le abbiamo tagliate, dobbiamo fargli le punte per coincidere uno sopra l'altro. Con questa macchina? Con quella macchina qui. Adesso li vediamo. Fatta. La cosa più incredibile è che poi questi listelli si possano piegare. Come può avvenire questo? Allora, dopodiché fatta la punta,
che abbiamo tagliato in misura, si fa la punta e poi si mettono dentro a cuocere a bagno nell'acqua. Dopo aver fatto le punte, le liste, queste liste vengono messe all'interno di una caldaia alimentata a legna per la successiva piegatura a caldo. Queste liste vengono fatte bollire per 2-3 ore e quando hanno impregnato bene, hanno assorbito l'acqua bollente, vengono piegate a caldo e morsettate. Successivamente vengono stivate in alcuni contenitori per tenere la piega e quindi messe in seccatoio per far defluire l'acqua che hanno assorbito durante la bollitura.